Oggi è una giornata importante, importante per la nostra città e per il nostro paese. Il 18 marzo sarà per sempre, per la nostra storia, per la storia del nostro paese, il giorno in cui ricorderemo, è la giornata della memoria è difficile anche me raccontarlo, perché è la giornata della memoria del ricordo delle persone vittime da Covid-19. Il momento in cui dobbiamo ricordare i nostri cari, i nostri amici, i nostri defunti della nostra città. Ben 45 non ci sono più, morti da Covid-19, ed è giusto che noi anche come città li ricordiamo. Abbiamo deciso di mettere tutti i sindaci d'Italia, compresa Caserta, la bandiera a mezz'asta. Alle ore 11 ci siamo fermati tutti per un minuto di ricordo ai nostri cari, alle persone che non ci sono più, alla memoria di chi ha sofferto per Covid-19, di quanti ancora stanno soffrendo. In questa città abbiamo ancora 575 positivi a Covid-19 e c'è una curva che sale ancora. Ogni giorno in Italia ci sono circa 500 persone che muoiono da Covid-19. È una guerra difficile che sta continuando. Sapete che a Caserta c'è il più grande centro vaccinale della Campania, è uno dei più grandi d'Italia. Ma abbiamo bisogno di vaccini. Sapete che stiamo facendo un grande lavoro di verifica e controllo del territorio, ma dobbiamo essere tutti rigidi nel rispettare la zona rossa e le prescrizioni. Vedo ancora troppi furbi. Non servono i furbetti in questo periodo perché ci sono persone che soffrono. C'è la terapia intensiva e subintensiva che iniziano a essere piene, quindi facciamo rischiare molto la vita alle persone che diventano positivi. Abbiamo anche sintomatici, non più tanti asintomatici, ma anche tanti sintomatici. Questo significa che siamo nella curva più delicata e più attenzionata dai medici per l'elemento della pandemia e per l'aspetto epidemiologico che è nella nostra comunità. Noi siamo una comunità forte, abbiamo resistito, stiamo vincendo, siamo meglio degli altri. Lo dico con molta franchezza. Sia i cittadini, sia le istituzioni, sia tutti abbiamo lavorato, ma dobbiamo continuare. Sapete che oggi il nostro presidente del Consiglio è a Bergamo, la città che ha avuto maggiori morti per l'intero paese. Noi abbiamo fatto una barriera più forte rispetto a loro, abbiamo sofferto meno di loro, ma ci sono 45 persone che hanno perso la vita e altre che rischiano ancora. Ecco perché attenti all'aspetto igienico-sanitario, evitiamo assembramenti, utilizzo sempre e continuo della mascherina. Attenzione ai nostri figli, ormai la pandemia, anche con le sue modifiche che ha avuto il Covid, con le sue varianti, colpisce a tutte le età, non solo più agli anziani, ma anche ai nostri giovani, rischiano e rischiano molto. E quindi dobbiamo stare attenti, attenti. Vi chiedo veramente una preghiera per la memoria delle tante persone morte in Italia. Sapete che più di 100.000 persone sono morte in Italia. E questa cosa è straordinariamente grave. È stata una guerra, è in corso una guerra. Io ringrazio fortemente l'esercito italiano che in questa città sta dando un grande sforzo, le istituzioni a capo del prefetto, le forze armate, le forze dell'ordine, il signor prefetto, il signor questore, il signor comandante dei carabinieri e della Guardia di Finanza. La polizia municipale sta facendo un lavoro straordinario, rischiando tutti i giorni in strada. Però adesso ci vuole responsabilità, buonsenso, attenzione e particolare sensibilità. La sensibilità a che si rischia la propria vita è quella degli altri. Quindi vi chiedo un grande sforzo, un ultimo sforzo. Ce la stiamo per fare, perché i vaccini, ormai Caserta riesce a fare tanti vaccini, siamo i più veloci. Se ci danno la materia prima, anche su questo la Campania è stata trattata male. L'ASL di Caserta sta facendo un grande lavoro. Siamo l'ASL della Campania che fa più vaccini. Questo significa che prontamente i nostri cari, i nostri amici, le nostre persone, noi saremo vaccinati per primi in Campania. E la Campania è una delle tre regioni in Italia più avanzata nella somministrazione dei vaccini. Quindi immaginate come stiamo avanti. Siamo una best practice, siamo veramente un'attenzione e una sensibilità tutti quanti insieme per costruire un modello. E questo modello adesso ha bisogno di un ultimo sforzo, di un ultimo percorso, dell'ultimo miglio. Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare.
E lo dobbiamo innanzitutto a quei 45 morti nella nostra città e a quei più di 100.000 morti nel paese. E quindi andiamo avanti, ce la possiamo fare, continuiamo sulle vaccinazioni, continuiamo a stare attenti e non dimentichiamo che abbiamo 575 positivi, fra poche ore purtroppo ne avremo altri perché siamo in una curva epidemiologica in crescita. Caserta ha ancora una curva e una media al di sotto di quella regionale. Ma proprio per questo deve ancora restare ferma la nostra attenzione. Quindi grazie per quello che farete nel stare attenti, per stare in famiglia e basta con i furbetti. E andiamo avanti invece sulla concretezza e la capacità che noi casertani abbiamo più degli altri.